portale degli italiani in Kenya, siamo in un altro dei posti meravigliosi che per voi veniamo a raccontare. Dopo il Samburu, dopo il Masai Mara, dopo il Monte Kenya, oltre che tutta la costa meravigliosa del Kenya, dopo Nairobi con i suoi posti particolari, oggi siamo alle Taita Hills, sulle colline di Taita, da voi per andare verso la Tanzania, dove c'è questo paesaggio incredibile che è appunto fatto di grandi improvvise colline, ma anche di una sterminata savana. E qua è il paradiso delle conservancy, che sono queste piccole oasi che ancora ti fanno pensare che il futuro in Africa rimarrà tale e che non ci sarà né un grosso problema di sovrappopolamento né un'edilizia selvaggia anche legata al limite al turismo, e soprattutto si ridurrà il più possibile il conflitto tra uomo e animale che sta minando queste meravigliose riserve naturali, questi paradisi naturali. Ecco, le conservancy che cosa sono? Sono delle riserve private, ma comunque gestite insieme alle comunità, anzi dove si insegna alle comunità locali che questo patrimonio va preservato, perché non solo dà lavoro e quindi economia, ma dà anche la possibilità ad esempio di mandare i giovani a scuola e insegna nuovi mestieri legati alla sostenibilità. Ecco che quindi è importante che esistano delle strutture turistiche che sono appunto d'aiuto alle comunità. È il caso di una struttura luxury come quella dove ci troviamo, di altissimo livello, che si chiama Lion's Bluff, che sorge su una di queste colline solitaria, su un crinale meraviglioso, quindi le stanze hanno una vista bellissima che, come potete vedere, dà proprio la profondità dell'Africa. Quindi non c'è altro, non c'è rimando alla civiltà e a tutte quelle cose che noi cerchiamo di abbandonare, che quando pensiamo all'Africa ovviamente ci viene voglia di eliminare per abbracciare qualcosa di più vicino alla nostra anima, al nostro sentire, e quindi è un paradiso degli occhi, dell'anima, del cuore, ma anche del cervello, perché pensiamo che questo debba rimanere tale, e per farlo ci vogliono strutture come Lion's Bluff, ovvero all'interno di questa conservancy che è stata creata da tre differenti ranch e che si chiama Lumo Conservancy, si fanno delle cose molto importanti per la comunità, e la comunità risponde bene. Innanzitutto si dà lavoro alle persone che sono qua vicino, non si va a portare professionalità o persone da altre parti, e quindi si crea anche quell'identità di posto e quella voglia nei giovani specialmente di questi posti di imparare dei mestieri legati a quello che si fa. Ma non solo, perché alla Lumo Conservancy, e quindi grazie anche al lavoro del Lion's Bluff, di questo posto meraviglioso, si aiutano le persone anche più deboli, quindi ad esempio le donne che da queste parti, come sapete, c'è un minerale molto molto pregiato, una pietra preziosa che è la zavorite, che si trova solamente qua al confine tra il Kenya e la Tanzania. La zavorite è molto pregiata e quindi le donne sono persone che vanno ad estrarre questa pietra, quindi proprio come delle minatrici la estraggono e la vendono, ma il mercato vuole la zavorite pura, quindi c'è tantissima altra pietra che è impura ma che è bellissima da vedere, che è sempre il verde della zavorite, che non viene venduta, e il lavoro di queste donne sarebbe invano. Ecco, allora che cosa fanno alla Lumo Conservancy? Acquistano queste pietre e le fanno lavorare a un'altra comunità di donne che ne fa gioielli. Questo è stato fatto anche in passato riciclando la plastica, sono fatti riciclando i vecchi CD che si trovano in giro, si fanno delle cose che poi a Lion's Bluff si vendono, e in più si insegna ai giovani che riciclare e vendere la plastica può portare profitto. Ad esempio c'è un progetto della Lumo Conservancy che fa riciclare la plastica per acquistare i libri di scuola. È tutto molto legato in questo senso, ma soprattutto la bellezza ti travolge, e quindi se pensi che è anche una bellezza intelligente, che è una bellezza sostenibile, che è una bellezza che si può preservare per il futuro, è ancora più bello stare in un posto meraviglioso come questo. Le immagini parlano più delle mie parole, ma Lion's Bluff è una meraviglia, è un lodge di 12 camere, chiaramente di alto livello, quindi con dei costi superiori
ad altri lodge, ma che ti torna non solo in bellezza, nel servizio ineccepibile, nella cucina meravigliosa, nei game drive notturni, nel fatto che hai delle pozze dalle quali tu puoi osservare gli animali arrivare da una posizione privilegiata, e tante altre bellezze. Ci sono dei cottage, ad esempio, anche self-contained, dove tu arrivi e ti porti le tue cose, dove arrivano i ghepardi, dove hai i leoni nel parcheggio, ma è tutto chiaramente in sicurezza. Un luogo di quelli d'incanto del Kenya da visitare, un posto unico, meraviglioso, che abbiamo il piacere di raccontarvi e di illustrarvi con queste belle immagini. Dal portale degli italiani in Kenya, marindikenya.net, da Freddy del Curatolo, verso un'altra avventura. Questo è Lumo Conservancy, Lions Bluff, Taita Hills, Kenya.